siamo abituati a parlare del rame soprattutto in ricordo di quelli che sono i tegami che troviamo nelle cucine dei nostri nonni e che noi conserviamo gelosamente. E se abbiamo qualcosa di rame in casa, è possibile in qualche modo ridargli lo splendore che aveva una volta o dargli lo splendore dei prodotti che lei ha qui? Assolutamente. Proprio questo qua è la parte più importante del nostro lavoro, ossia se uno porta un tegame vecchio, lo ristagniamo, lo rispianiamo, lo puliamo esternamente per quanto riguarda il tegame. Per quanto riguarda tutti gli altri prodotti si può eseguire la lucidatura, la satinatura, possiamo riprendere tutto quello che è vecchio. E addirittura se abbiamo dei prodotti che sono vecchissimi, non vecchi, vecchissimi, hanno tutte le parti fatte completamente a mano, ad esempio il chiodo. E allora riproduciamo il chiodo come era fatto una volta e ricostruiamo praticamente tutte le parti che sono deteriorate. Rame è anche arte, perché io mi ricordo già dalla vostra presenza negli anni che si rinnova sempre qui in questa splendida cornice, che in realtà producete anche oggetti artistici, anche su richiesta dei vostri clienti oppure sul vostro estro artistico. Sì, diciamo questo è lo sbalzo. Lo sbalzo praticamente è fatto come può essere quel quadro o come possiamo avere degli altri quadri che li sbalziamo completamente a mano. Ovviamente questo qua è un lavoro che comporta più tempo, forse gli anni di crisi ci portano a fare meno quel lavoro lì. Però comunque noi non demordiamo su questo e continuiamo sempre a produrre questi articoli qua. Sì. Noi vi troviamo a Genova, dove esattamente se vogliamo venirvi a trovare per acquistare o per aggiustare? Noi siamo a Genova Rivarolo, una delegazione di Genova ovviamente, siamo in via Celesia 55 Nero.